Adriano Celentano ha consumato il suo primo rituale dopo 18 anni, è ritornato all'Arena di Verona e a esibirsi dal vivo in un concerto in diretta su Canale 5 e su alcuni siti web, come abbiamo parlato ieri. E c'è chi, diciamo, lo ha criticato, chi lo ha osannato. Lui ormai indossa da parecchi decenni la veste bivalente di artista, di cantante. Di ottimo livello, perché comunque è molto apprezzato, è stato uno dei primi in Italia a portare un certo tipo di musica, no, americano e rock, e dall'altra ha l'altra veste, quella di politico, di messia, tra virgolette, no? Di predicatore, ecco, di predicatore, che più gli si intona. E allora c'è chi lo apprezza per una veste, chi per un'altra, chi non lo apprezza per niente, chi lo apprezza per tutte e due. Ma ha fatto, parliamo di ieri, cosa è successo? Ha cantato molto, io sono rimasto molto colpito quando ha cantato soltanto con la chitarra seduto il ragazzo della Via Gluck. E ha cantato molto le sue canzoni, molto apprezzato, lì non c'è problema, non c'è nessuno, diciamo, che lo ha criticato su quell'aspetto, anzi l'hanno osannato. Però poi c'è il discorso, quello appunto del predicatore, cioè se si è creata una piccola tavola non rotonda ma quadrata, rettangolare, vabbè, rotonda tra virgolette, e c'era un francese, un esperto di Jean-Paul Fitoussi, esperto di economia, c'era Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, che sono dei giornalisti evidentemente. E hanno parlato, perché dovevano comunque parlare in qualche cosa di politica, hanno parlato di questa crisi mondiale, economica mondiale. E al di là di quello che hanno detto, che comunque non è che possono cambiare il mondo, ci sono, il discorso è che cosa penso io personalmente di questi così dibattiti. Non è, la situazione politica è molto complessa, non è che va così, in 10 minuti si può, diciamo, risolvere o comunque affrontare. Quindi, secondo me, è stata fuori luogo quella discussione, anche perché ha rallentato molto il ritmo del concerto, delle scenografie. È stato anche criticato da molti fan, da molti spettatori all'Arena di Verona, che sembrava, secondo alcuni, uno studio televisivo più che un vero e proprio stadio da concerto, dove praticamente si applaudiva quasi a comando sotto le inquadrature. Comunque, questi sono problemi tecnici, però diciamo, ci sono stati poi anche molti fan che addirittura hanno lanciato i cori Presidente, Presidente Adriano Celentano, Premier, addirittura si vuole lanciare una campagna elettorale Adriano Premier, no? Adriano come nuovo Premier, come nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Che dire, secondo me Adriano dovrebbe dire meno parole, forse anche più dure, scuotere, fare polemica, d'accordo? Cantare, cantare di più. Alcuni hanno detto che è anche molto stonato, io non ho sentito qua e là le canzoni, non mi sembrava particolarmente stonato, forse ha suonato più in altre occasioni, però l'ho visto comunque asciutto, in forma. Ricordo che insomma Adriano Celentano ha 30 anni, e quindi complimenti a lui. Stasera si replica sempre su Canale 5, sempre in diretta, credo anche stasera, quindi verso le 21 vedremo cosa succederà. C'è stato anche il suo collega Gianni Morandi, con cui ha fatto qualche duetto. Insomma, tutto sommato una buona serata. Stiamo aspettando i dati Auditel, che poi alla fine quelli contano, quelli interessano all'economia, di cui anche Adriano Celentano fa parte. Questo è tutto quanto, vediamo un attimo il prosieguo sia dei dati Auditel e il commento di domani di quello che accadrà. Quindi ciao a tutti, ci aggiorniamo domani.